Battaglia, che sono per noi Simone, Chiara, Paolo, Matteo, Riccardo, Tomas, Sebastiano, Antonio, Petra. Un grande applauso per tutti adesso. Davvero! Possono ripartire le operazioni di riscaldamento appoggiate alle ore 18 per il fischio di mister di questa gara 1 playoff. La sedina in motta di Livenza e la pronuncia di San Paolo Savigliano. A più tardi!
Buonasera a tutti gli amici e le amiche collegati sul canale YouTube della Lega Volley. Simone Pupi vi dà il benvenuto in questo giorno di Pasquetta dal Pallagrassato di Monza di Livenza per gara 1 degli ottavi playoff campionato di Serie 3 Credembank girone bianco. Già le formazioni sono entrate in campo: Monza, Gerbaudo, Savigliano, ospite della Senini Motta di Livenza. Gara 1, dicevamo, dei playoff, si gioca con la formula dell'andata e ritorno, eventuale golden set nel caso in cui i punti delle formazioni saranno pari, seguendo quello che è il criterio della regular season. Le formazioni sono arrivate quarta e quinta nell'ordine: Monza Gerbaudo, che all'ultima giornata è riuscita, vincendo 3-0 contro Acqui Terme, a scavalcare proprio sul filo di lana la Senini Motta di Livenza, che al quinto posto con 43 punti, 44 quelli di Savigliano, è stata sconfitta a Belluno dopo 5 vittorie consecutive, e così parte con la partita in casa in questa gara 1. La gara 2 sarà appunto a Savigliano il prossimo 6 aprile alle ore 18. Gara diretta dal primo arbitro Marco Perlbrumer di Trento, coadiuvato da Marco Laghi di Ravenna. Al segnapunti c'è Alberto Fior di Treviso, Alessandro Scapinello è il video check, anche lui di Treviso. Formazioni, dicevamo, in questa gara uno dei playoff che si giocano, quello che sarà poi l'eventuale quarto di finale in gara già abbinata, quindi un occhio anche al campo dell'Avimec Modica, che giocherà domani contro la Smart System di Fano. Gara cominciata, c'è subito l'errore di Galaverna, formazione, dicevamo, Galaverna allo schiacciatore, formazione di Savigliano che si presenta con Matteo Pistolesi in cabina di regia. Rossato è l'opposto, Galaverna e Brugiafreddo. Galaverna appunto che ha battuto sono gli schiacciatori di posto 4, Dutto e Rainer i centrali, Daniele Gallo il libero. Formazione di tipo quella della Senini Motta di Livenza, con Mattia Cantone al palleggio e sai bene nel ruolo di opposto Arienti e Michele Luisetto sono i centrali. Schiacciatori di palla alta, Riccardo Miana e Riccardo Mazzò, il libero è Matteo Pirazzoli. 1-1 sul tabellone del Pallagrassato dopo l'attacco del posto 4 per la Monza Gerbaudo. In battuta c'è Dutto che sbaglia, Francesca Dutto il capitano centrale della formazione di Savigliano, che ha appena sbagliato il servizio e quindi regala così il secondo punto alla Senini Motta di Livenza. Vantaggio 2-1 con il suo opposto Alberto Saibene al servizio. Schierata di eccezione, tre attacchi in prima linea per Matteo Pistolesi. Se Saibene che va alla sua battuta, però si ferma sul nastro. Errore anche per il capitano biancoverde. 2-2. In stagione regolare la Senini Motta di Livenza ha vinto entrambe le partite, all'andata in casa per 3-1, al ritorno con punteggio di 3-0. Ma ora quanto fatto in regular season non conta, perché si va con la gara che poi si replicherà fra 5 giorni a Palazzetto dello Sport di Cavaller Maggiore. 3-2 per Savigliano dopo il muro sull'attacco di Alberto Saibene, e c'è in battuta Luca Rossato, schiacciatore l'opposto, classe 2001, sua battuta corta e poi Cantone che va in 4 su Mianna. C'è il muro Pistolesi che contiene, poi Rabbia il secondo libero che entra per la fase di difesa ad appoggiare a Luca Rossato, murato dalla coppia Mian Arienti. Tre pari. In battuta c'è Riccardo Mian che va senza forzare in direzione di Gallo, la battuta arrotata che cade davanti al libero di Savigliano e Meis. 4-3 in vantaggio, più 1 per i padroni di casa. Ancora Mian che questa volta forza cercando la battuta verso zona 5 sullo schiacciatore di ricevitore che poi avrebbe dovuto attaccare, ma c'è l'errore, quindi 4 pari.
Simone Brugio Freddo in battuta al numero 14, va con la flotta in direzione di Saibene, poi Cattone che va in 4, contenuto a muro l'attacco di Mazzon. Pistolesi gioca di prima intenzione, ci mette la difesa Pirazzoli e poi però il recupero di Saibene si appoggia alla rete, non riesce a metterlo dall'altra parte del campo Mattia Cattone e c'è il punto per la Monge Savigliano. 5-4 ancora con Simone Brugio Freddo in battuta, schiacciatore che la scorsa stagione militava tra le file della Vivi Banca Torino in la Serie B nazionale, 22 anni, ancora con la flottante, ancora in direzione di Alberto Sebene, in difficoltà alla ricezione, deve appoggiarla a Catone con il bagger, la appoggia a muro Mazzon per controattaccare, ancora Mazzon con il muro a 2 contenuto e poi Pistolesi che apre in posto 1 su Rossato, difesa il suo attacco in parallela, poi si va con la pipe, il pallonetto di Saibene difeso da Rabbia, si va avanti ancora in 4 e c'è l'attacco di Riccardo Mazzon toccato da Lorenzo Rainero che ammette immediatamente il tocco, il centrale numero 8. 5 pari, grande equilibrio in questo inizio di match, ricordiamo gara 1 di ottavi di finale playoff per la promozione in Serie A2 nazionale, siamo nel girone bianco, servizio di Alessandro Arienti, la ricezione di Brugiofreddo e poi Pistolesi che apre ancora in zona 1 per l'attacco di Rossato che trova spazio in parallela, non c'è la difesa dello stesso Alessandro Arienti, vincente l'attacco di Luca Rossato per il più 1 Savigliano, 6-5. Va con la flotta Rainero in direzione di Saibene, Cattone ha una mano su Mian, suo attacco vincente perché la difesa di Rainero va direttamente oltre il verso gli spalti del pallagrassato, 6 pari. Al servizio per la Semini Motta di Vivenza c'è il regista Mattia Cattone, la flottante però giocata corta per costringere alla recezione il centrale, poi Pistolesi apre in zona 4 dove l'attacco di Draga Laverna in parallela termina di poco fuori, rimette la testa avanti la Senini Monta di Livenza per 7-6. Ancora con Mattia Cattone sulla linea dei 9 metri, pronto al servizio, vedremo se cercherà nuovamente la battuta corta, no, questa volta cambia direzione, cerca il ricevitore di prima linea Galaverna, ma il pallone termina out di almeno un metro lateralmente alla linea del campo e quindi il settimo punto arriva anche per la Monge Gerbaudo Savigliano, 7 pari quando al servizio va Matteo Pistolesi, classe 1995, palleggiatore che ha militato anche in Superlega, 3 stagioni per lui tra Piacenza, Ravenna e Cuneo. La pipe di Riccardo Mian difesa da Brugiofreddo, poi Pistolesi apre in 4 su Galaverna che riesce ad ingannare il muro 1 di Alberto Saibene. 8-7, avanti Savigliano, ancora con Matteo Pistolesi sulla linea di servizio. Va questa volta a forzare cercando la zona di conflitto tra Pirazzoli e Riccardo Mian, ma il pallone termina fuori, 8 pari, già parecchi gli errori al servizio in questa prima fase di match, formazioni che cercano di mettere sotto pressione la ricezione avversaria per evitare il gioco in primo tempo, la ricezione di Gallo sulla battuta di Mazzon e Pistolesi va con la pipe, Brugiofreddo arriva un po' lungo, mette di là con un pallonetto, poi Mian va a forzare sul muro di Galaverna e Francesco Dutto, attacco forte, mani alte, pallone che termina lungo fuori dai 9 metri, più 1 Senini Motta di Livenza, 9-8, ancora Riccardo Mazzon al servizio per i padroni di casa, ancora a forzare in direzione di Gallo, Pistolesi questa volta sceglie il primo tempo con Dutto difeso e poi Cattone che va in posto 2 dove sai bene lavora la parallela sulle mani di Luca Rossato che da opposto si ferma nella prima rotazione a murare in zona 4, trova il mano fuori che significa più 2 sul tabellone del pallagrassato
10-8. Ancora Masson, ancora Gallo in ricezione, buona la ricezione che permette a Pistolesi di giocare nel primo tempo nuovamente con Francesco Dutto, vincente questa volta l'attacco del centrale numero 17. Meno 1, Savigliano 9, Senini, Mota di Vivenza 10. C'è Andrea Galaverna per Savigliano in battuta senza forzare, la ricezione di Mazzoni abbondante. Ancora poi con la copertura perché Dutto non chiude, una free ball che Pistolesi gioca con Rossato, l'attacco in diagonale, trova però le mani di Michele Luisetto a chiudere la direzione d'attacco per l'opposto numero 11. 11-9, Senini Motta di Livenza più 2. Servizio di Luisetto, poi Pistolesi che gioca una mano con Francesco Dutto, ottima la scelta di tempo del palleggiatore numero 18, che gioca un primo tempo dietro a una mano della ricezione a filo di rete di Crugiafreddo. Primo tempo dietro, vincente di Dutto per Savigliano che mette sul tabellone il decimo punto. 11 sono invece quelli della Senini Motta di Livenza. Stesso centrale che va ad incaricarsi del servizio, la battuta in salto, forza in direzione di Saibene, ricezione incomplicata e poi Mazzon bravo ad appoggiare di secondo tocco su Riccardo Mian, un'alzata corta ma Mian arriva colpo mancino a lavorare sulle mani alte di Rainer, problema termina fuori, mano fuori vincente, 12° punto per la Senini Motta di Livenza, 12-10. E c'è il capitano di Biancoverdi sulla linea dei 9 metri, Alberto Saibene. Si ferma sul nastro la battuta del capitano della Senini Motta di Livenza. E arriva così anche per Savigliano l'11° punto. 12-11 con Luca Rossato al servizio, va a forzare l'errore anche per l'opposto della formazione ospite. Mantiene due lunghezze di vantaggio, si riporta anzi a due lunghezze di vantaggio la formazione allenata da coach Marzola. Riccardo Mian senza forzare, la ricezione buona di Galaverna e poi Pistolesi va a servire in pipe, lo stesso Galaverna, la difesa di Pirazzoli termina la metà campo di Savigliano e poi Pistolesi va con una palla veloce in posto 4, un'attesa che Simone Brugiafreddo attacca in maniera vincente, cioè sia il tocco del muro che il tocco della difesa. 12° punto, Monge Gerbaudo, 13 quelli della Senini Motta di Livenza. Proprio Brugiafreddo che va a servire, Pirazzoli in palleggio e poi si va con il primo tempo di Arienti Murato. Con buona guardia il muro di Lorenzo Rainero che sulla 7 al centro di Arienti lavora in opzione, quindi sceglie di saltare sul primo tempo al centro. E c'è la parità, 13 pari. Ancora Brugiafreddo al servizio, ancora con la flottante in direzione di Saibene, buona la ricezione questa volta e si rigioca, Catone ripete dopo l'errore precedente, serve nuovamente Alessandro Arienti, ci mette ancora le mani Rainer, no, ma questa volta l'esito è diametralmente opposto perché la palla si infila tra le mani e la rete e arriva il punto per il centrale biancoverde che va adesso anche a battere. Flottante dietro zona 5 a cercare la ricezione di Brugiafreddo, poi Pistolesi che commette fallo di doppia, pallone probabilmente scivoloso per il sudore e il caldo dentro il palagrassato gremito per questa gara 1 degli ottavi playoff. Errore che regala il 15° punto alla Senini Motta di Livenza e c'è ancora in battuta Alessandro Arienti. Va a cercare ancora Brugiafreddo, si deve spostare Pistolesi che va a servire Luca Rossato, l'alzata un pochino corta, costringe
a cercare la diagonale all'opposto di Savigliano, ma come nella rotazione precedente c'è sempre Michele Luisetto a fare buona guardia. Chiude il muro e il più tre che costringe al primo time out coach Lorenzo Simeon. Formazioni che rientrano dopo il time out. Sul 16-13 c'è ancora il servizio, al servizio Alessandro Arienti, questa volta cambia, va a cercare Galaverna, si deve spostare Pistolesi, la free ball che Luisetto appoggia a Catone, poi va in 4 il palleggiatore col suo compagno di squadra anche nella scorsa stagione, Riccardo Mazzon. L'attacco sembra sulla linea, c'è la richiesta di video check per la palla in e out, anzi la palla è dentro, c'è la richiesta di video check sul autentico tocco di rete dell'attaccante bianco-verde. Ed ha ragione coach Simeon, perché con il braccio, dopo aver colpito il pallone, Riccardo Mazzon ha colpito il nastro della rete, quindi punteggio corretto, 14° punto per Savigliano, 16 quelli della Sinini Motta di Livenza. Schierata a ricezione sul servizio di Rainero, c'è la ricezione di Sai Bene, poi Catone va in posto 1, l'attacco di Mian difeso, torna nella metà campo bianco-verde il pallone, Catone può rigiocare nuovamente con Mazzon, che questa volta non solo attacca su Brugiafreddo che non riesce a difendere, ma non commette invasione come il pallone attaccato poc'anzi, e arriva così il 17° punto per la Sinini Motta di Livenza, più 3. -14 quando al servizio va Mattia Catone per i padroni di casa. La ricezione di Galaverna è direttamente sul soffitto del palagrassato, ace per il palleggiatore classe 2001 originario di Atri, più 4 per i padroni di casa, 18-14. Ancora Mattia Catone, ancora a forzare, cambia zona, c'è la ricezione di Gallo in difficoltà, deve spostarsi Pistolesi e poi va a attaccare sulla bagger di Pistolesi, va a attaccare Andrea Galaverna, che però con il muro a tre piazzato dei biancoverdi non trova il campo, arriva così il più 5, 19-14 per la Sinini Motta di Livenza. Ancora Mattia Catone sulla linea di servizio. Questa volta cambia nuovamente direzione, andava cercando il ricevitore di prima linea, ma la palla si ferma a rete. 15° punto per la Monte Gerbaudo Savigliano, che deve recuperarne 4 partendo dal servizio del suo palleggiatore Matteo Pistolesi, con la flottante a cercare la gestione di Mian, alleggia Pirazzoli e poi il pallonetto di Mazzon difeso in tuffo dallo stesso Pistolesi, si va da Rossato che trova però il muro piazzato di Riccardo Mazzon. Vincente il block in di Riccardo Mazzon a rimettere più 5 punti di distanza tra le due formazioni, 20-15. È lo stesso Riccardo Mazzon che va a servire. La battuta in salto rallentata dal nastro, ci arriva in tuffo tutto e poi l'attacco piazzato di Rossato, è quasi una free ball che Catone gioca con la
Alberto, sei bene, bravo a gestire una azzetta che stava andando lateralmente fuori dall'asta. Lavora verso il centro del campo, non ci arriva in tuffo la prima linea di Savigliano. 21-15, arriva anche il secondo timeout chiamato dal coach Simeone. Dopo il time out chiamato da coach Simeon con la battuta di Mazzon, ricezione di Brusafeddu, e poi in posto 4 c'è l'attacco del numero 15, Cristian Turcai, subentrato subito dopo il time out, cambio chiamato da coach ospite. Turcai che ha sostituito come in diagonale con Pistolesi Luca Rossato. Galaverna va a servire, palla rallentata dal nastro che cade immediatamente dall'altro lato del campo, non ci arriva Luisetto, arriva Leis, si entra Galaverna, 21-17. Ancora Galaverna, ancora a forzare a servizio alla ricezione di Pistolesi, e poi Catone va in 4, palla di Mianne, toccata a muro, si prova in difesa anche Galaverna, ma poi pallone termina sul Taraflex del Pallagrassato, 22-17. Al servizio c'è Michele Luisetto, flottante in direzione di Galaverna, Pistolesi va in 4 dove c'è l'attacco Brusafeddu difeso, entra a palleggiare Luisetto e poi l'attacco di Mian curato da Turcai. Ottimo l'ingresso di Turcai, un punto in attacco e un punto a muro. Altra sostituzione per Simeone al servizio, esce Dutto, entra Andrea Carlevaris per la battuta. Sul 22-18 va Carlevaris a servire, palla rallentata dal nastro, c'è la gestione di Arienti e poi in 4 l'attacco diagonale vincente di Riccardo Mian. 23-18, rimette 5 lunghezze di distanza la Senini Motta di Livenza tra sé e l'avversario. Chiude il cambio coach Simeon, rientra Tutto e poi lascia il campo al libero Daniele Gallo per la ricezione sulla battuta del capitano biancoverde. Alberto, sai bene, pronto sulla linea dei 9 metri, la battuta in salto è un ace perché si impenna alla ricezione di Galaverna che va a toccare il soffitto del Pallagrassato, regalando così il primo di 6 set point alla formazione nata da coach Marzola. Ora sai bene, ancora a forzare, palla rallentata dal nastro questa volta, buona ricezione di Galaverna e si va in posto 2. Pistolesi va a servire Turcai, ancora vincente il attacco mancino dello schiacciatore subentrato in corso d'opera ad annullare il primo set point. Ce ne restano 5 alla formazione biancoverde sul 24-19, lo stesso Turcai che va a servire. Arriva l'errore, regala così il primo set per 25-19 alla formazione della Senini Motta di Venezia. Si va così al cambio campo sul
l'1-0 nel conto dei parziali per i padroni di casa. Arrivano anche le statistiche del primo parziale ricordiamo chiuso per 25-19 dalla Senini Motta di Divenza, più brava dalla linea dei 9 metri con ben 3 ace, solo uno, quello della Monge Baudo Savigliano, sono 5 gli errori da entrambi i lati del campo, 45% complessivo in attacco per i padroni di casa, dove si spicca il 56% di Riccardo Bianco, 5 punti su 9 attacchi complessivi. Ci sono due 100% per Savigliano, per Simone Bruzzafreddo e Matteo Pistolesi, che però, essendo il palleggiatore, indubbiamente con un attacco non incide sulla percentuale complessiva del 49%. Sono ben 6 errori in attacco con 5 muri subiti per la formazione ospite e si riparte. Secondo set, primo servizio di Riccardo Mazzon, rientra per Savigliano Luca Rossato nel ruolo di opposto. E c'è il primo punto ad appannaggio dei padroni di casa con l'attacco di Alberto Saibene, che appoggia il pallone sul muro avversario sfruttando la mano esterna proprio del giocatore di prima linea. Alberto Saibene che ha chiuso con un 50% in attacco, un'ottima percentuale anche in ricezione con il 67% di palle positive. Corre Catone che va a servire Michele Luisetto con il solito attacco in primo tempo, pur col pallone spostato verso i 3 metri, e arriva il 2-0 in favore della Senini Motta di Livenza. Ancora al servizio c'è Riccardo Mazzona, la ricezione di Gallo, deve spostarsi Pistolesi a appoggiare il pallone con una mano che però finisce direttamente nella metà campo avversaria. Arriva quindi il fallo fischiato a Matteo Pistolesi, che essendo giocatore di seconda linea non può mettere il pallone nella metà campo avversaria. 3-0, tenta immediatamente la fuga la Senini Motta di Livenza, ancora con Mazzon a servire la ricezione di Galaverna e poi Rossato in diagonale a mettere a terra il primo punto anche per la Monge Gerbaudo Savigliano. 3-1. Va Francesco Dutto in battuta. Due punti per lui nel set precedente, tutti in attacco. La sua battuta si spegne direttamente a rete, arriva il quarto punto per la formazione biancoverde, 4-1.
questo è invece il servizio per la serie di moto di Lirenzano. Luisetto va a servire in direzione di Brugiafreddo, Pistolesi con il palleggio in posto 2, ancora su Luca Rossato che chiude la diagonale stretta. Pallone toccato dal muro, ci è provato poi in difesa Mattia Catonè, non è riuscito a toccare il pallone. 4-2. Rossato al servizio, in difficoltà l'eccezione di Mazzon, deve spostarsi Cattone e poi l'appoggia su Murmian, può ricostruire Pistolesi che va nuovamente da Rossato, cerca la parallela però l'extra rotazione scappa lateralmente all'opposto numero 11, errore che regala il quinto punto alla semimimota di Livenza. In difficoltà l'opposto numero 11, un solo punto per lui su 7 attacchi nel set precedente, sono ben 4 palloni murati per un 14% in attacco, che ha condizionato sicuramente l'andamento del primo parziale vinto dalla formazione bianco-verde per 25-19. Arriva il terzo punto anche per Savigliano sull'errore in battuta di Alberto Seibene. 5-3. C'è Lorenzo Rainero a servire. Si va in 4, Murato, e poi c'è la ricostruzione sull'attacco di Mian, contrasto a rete vinto da Mattia Catone che ha la meglio su Galaverne, poi ci prova in tuffo Paolo Rabbia che non riesce a recuperare il pallone. 6-3. Riccardo Mian. Un ace per lui nel set precedente, va a forzare mettendo in difficoltà la ricezione di Giaffreddo e poi l'attacco di Galaverna. Murato può ricostruire Savigliano ancora con il attacco in posto 4 di Andrea Galaverna, che aveva cercato un pallonetto lungo verso zona 1, pallone che termina fuori. 7-3 per la semimimota di Livenza, ancora in battuta con Riccardo Mian. Ancora a forzare Mian, palla che tocca il nastro e poi finisce sulla linea dei 9 metri. Arriva il secondo ace personale per Riccardo Mian, 8-3, ed è costretto al time out coach Simeon sullo svantaggio di 5 punti. Ferma il gioco per provare ad invertire la tendenza di questo secondo parziale che sembra già aver preso la strada della formazione dei padroni di casa. Si rientra dopo il time out chiamato dalla panchina di Savigliano, ancora in battuta con Riccardo Mian, questa volta decide di non forzare, c'è la restrizione di Gallo e poi un 4 e vincente l'attacco di Galaverna. Pallone in zona 5 dove non c'è la difesa dei biancoverdi. 8-4. Servizio Rainero, palla rallentata dal nastro, ricezione di Pirazzoli, Cattone apre in posto 1 dove arriva
in velocità l'attacco di Riccardo Mianna, che termina out. Richiesta di video check su un ipotetico di fallo di invasione, quindi un tocco di rete del muro di Savigliano. Vedremo cosa diranno le immagini analizzate da Alessandro Scapinello, dal secondo arbitro Marco Laghi. Velocissima. La decisione su quanto visto negli schermi, non c'è tocco di rete, quindi confermato quanto già chiamato dal primo arbitro, c'era stato l'errore in attacco di Riccardo Mian. Quinto punto per la Monge Gerbaudo, 8 quelli della Senini Motta di Livenza, la schierata in ricezione sulla battuta di Rainero, che però termina direttamente fuori, regalando così il nono punto ai biancoverdi. Da un centrale all'altro, al servizio c'è Alessandro Arienti. Direzione di Puggiafreddo, poi Pistolesi serve il primo tempo su tutto, difeso da Saibene, che poi difende anche il contrattacco di prima, Luisetto ad attaccare Pistolesi, poi con ancora a cercare Luca Rossato, che però litiga con la diagonale, perché Luisetto gli mette nuovamente le mani a memoria, credo sia il terzo muro l'attacco da seconda linea di Luca Rossato. Alzate che arrivano forse un pochino corte per l'opposto. Chiude comunque perfettamente a tempo Michele Luisetto la direzione. Pallone che finisce in campo e arriva così il decimo punto per la Senini Motta di Livenza. 10 a 5, ancora Alessandro Arienti che va in battuta. Ancora a cercare Puggiafreddo, Pistolesi 4. Veloce la palla servita Andrea Galaverna, prova a metterci le mani che Luisetto, che però arrivando in ritardo tocca il pallone quanto basta per farlo impennare e poi farlo finire in tribuna. Arriva il sesto punto anche per Savigliano, 6 a 10. Matteo Pistolesi, la ricezione di Saibene, poi Catone va in 4. C'è l'attacco di Mazzon, murato però da Luca Rossato. 10 a 7, recupera un altro punto Savigliano. Ancora con il suo palleggiatore Matteo Pistolesi in direzione di Pirazzoli. Catone si sposta e va a servire Mianna, a parallela difesa da Rabbia, e poi Galaverna va a piazzare un ottimo pallone sul muro a 3, lavora lungo su zona 1 dove non c'è la difesa di Riccardo Mian. Si rifà sotto Savigliano a 8, Senini Motta di Livenza 10. Ancora Teo Pistolesi, stavolta in direzione di Saibene. Catone va a servire il primo tempo, dove però fanno buona guardia Galaverna e Duccio, che scelgono di saltare in opzione e quindi in anticipo scelgono di andare sul primo tempo. Un pochino rallentato quello di Michele Luisetto, arrivato così il nuovo punto di Savigliano, e poi l'undicesimo arriva dall'errore di Matteo Pistolesi in battuta, quindi 11 a 9, dimezzato lo svantaggio di 4 lunghezze per Savigliano. Ancora si schiena ricezione pronta a rifarsi sotto a meno 1 dopo la battuta. Mattia Catone, Pistolesi gioca in 4, c'è Rossato con il pallonetto, fa buona guardia Luisetto, Pirazzoli entra per appoggiare su Saibene, abbassa il colpo e trova le mani di tutto l'attacco di Alberto Saibene. 11 a 10. La battuta di Galaverna, la ricezione e poi il pallonetto di Mian in pipe, difeso con Pistolesi che va da Rossato, diagonale l'attacco di Luca Rossato, non c'è la difesa di Riccardo Mian e arriva la parità, 11 pari.
ancora in battuta. Questa volta arriva l'errore di Galaverna, che aveva cercato zona 5, ricevitore di zona 5, quindi pallone è terminato fuori. Rimette la testa avanti da Senini Montelivezza, 12-11 al servizio, c'è Riccardo Mazzone senza forzare, direzione di proprio Galaverna, e poi si va in 4, parallela di Bruciafreddo difeso, palla che termina direttamente nella metà campo di Savigliano con Pistolesi che serve, Rossato difeso, poi il pallonetto di Mian che non chiude, Pistolesi gioca nuovamente con Rossato e questa volta arriva la diagonale curata però dal solito Michele Luisetto, che sta facendo indubbiamente un'ottima prestazione questa sera a Muro. Erano stati due quelli messi a segno nel set precedente, sono già a memoria almeno due anche in questo, e arriva il 13-11. Per la Senini Moto di Vivenza, più due ancora al servizio. Riccardo Mazzoni. Forza, il pallone è sulla linea ed è un ace per Riccardo Mazzonna, 14-11. Ancora Riccardo Mazzon, che questa volta decide di non forzare, buona ricezione di Bruciafreddo e Pistolesi va a servire lo stesso Bruciafreddo, che si rifugia in un pallonetto, la difesa di Pirazzoli, poi il pallonetto è anche quello di Mian, che però arriva troppo sotto il pallone con la rincorsa, pallone che rimane sul suo campo. Errore che va a regalare il 12° punto alla Monge Gerbaudo di Savigliano, che ne ha ancora due da recuperare. 14-12, due punti da recuperare e un set perso per 25-19 il primo. C'è la battuta di Dutto, buona ricezione di Pirazzoli, si va con la pipe di Mazzonna, fallo di piede per Riccardo Mazzonna, che ha pestato la linea dei 3 metri, regalando così il 13° punto alla formazione di Savigliano. Cambia battuta, va con la flottante questa volta Dutto, e poi in posto 2 chiude l'azione l'attacco di Alberto Seibene in diagonale, vincente 13 Savigliano, Senini in moto di Rivenza 15. Al servizio c'è Michele Luisetto. Flottante in direzione di Bruciafreddo, Pistolesi gioca proprio con lo stesso Bruciafreddo, che trova un varco in mezzo al muro di Arienti e Seibene. Mazzonna non si posiziona in difesa nella luce lasciata dal muro e non arriva così la difesa, si rifà a meno 1 Savigliano, 14-15 in battuta. C'è Luca Rossato. Forza in direzione di Mian, in difficoltà la recezione del schiacciatore, che poi mette di là un palleggio, gioca la free ball Pistolesi con Rainero e c'è il primo tempo vincente, il set ritorna in parità, 15 pari. Ancora Rossato al servizio e arriva l'ace nella zona di conflitto tra Mian e Mazzon, pallone almeno una trentina di centimetri dentro il campo e Savigliano trova il più uno e sorpassa i padroni di casa sul 16-15, ancora con Rossato una volta a cercare Mazzon, buona recezione che Gattone decide di giocare con Mian, spara fuori l'attacco Riccardo Mian, richiesta di video check, il tocco, ipotetico tocco a muro che non sembrerebbe esserci stato, per quanto
vediamo dalla nostra postazione. C'è comunque l'analisi delle immagini delle telecamere poste sul perimetro del campo. Sarebbe, se confermato, il 17° punto per Savigliana, quindi il più 2. Non c'è stato il tocco del muro e quindi confermato il punteggio sul tabellone, 17-15 più 2 per la Monte Gerbaudo Savigliano. Ancora con Luca Rossato al servizio. Arriva un'altra battuta, questa volta cambia zona alla sinistra di Riccardo Mian, ricevitore di prima linea. Arriva il secondo ace per Luca Rossato, 18° punto. A 15 è il time out, questa volta costretto a chiamarlo coach Marzola per la panchina dei padroni di casa. Campo, sestetti nuovamente pronti sul più 3 per la Monte Gerbaudo Savigliano, che sta sfruttando alla perfezione un'ottima serie in battuta di Luca Rossato, che ha costretto al time out. Coach Marzola, ancora Rossato a servire, questa volta buona ricezione di Mazzon, si va con il primo tempo servito da Catone ad Alessandro Arienti, che chiude la serie dai 9 metri e mette a segno il 16° punto. Una volta sono i padroni di casa a rincorrere con 2 punti da recuperare. Ci provano partendo dal servizio del capitano Alberto, sai bene. Battuta verso zona 1 che sembrerebbe sulla linea, e c'è questa volta la richiesta di videocheck chiamata direttamente dal primo arbitro Marco Bernfrumer. Velocissima analisi delle immagini, il pallone è in, ha toccato la linea e quindi l'ace di Alberto Saibene mette a tabellone il 17° punto e riporta a meno 1 i biancoverdi. Sul 17-18 ancora Alberto Saibene al servizio, ancora a forzare, ma questa volta il pallone finisce sulla rete e rimanda a 2, a più 2 la formazione ospite. Al servizio con Burgiofreddo, la flottante ricezione di Mian, si sposta a Catone che va a servire lo stesso Saibene, forza l'opposto numero 2, ma manda il pallone fuori, aveva cercato le mani alte del muro. 20-17, errore diretto in attacco che
indubbiamente pesa in questa fase finale di secondo set, manda più 3 formazione di Savigliano, ancora con la battuta di Buzzafreddo e poi Scartone che va a servire, sai bene, in difficoltà dopo l'errore diagonale, mette direttamente a rete l'attacco da seconda linea sul più 4. Coach Marzola sostituisce il capitano con Matteo Mazzotti, 21-17 in favore della Monza Gerbaudo. Savigliano ancora con Bruzzafreddo al servizio, ora con la flottante, cambia questa volta su Pirazzoli. Cartone va con una mano a servire Mian Murato e poi Pistolesi che gioca con Galaverna, palletta dietro al muro, difesa da Mazzotti, poi in posto 4 si rifugia in un pallonetto Mian, Pistolesi e ancora col pallonetto c'è Rossato, si va avanti in posto 4, l'attacco di Mian è murato da Pistolesi a sigillare il set sul più 5, 22-17. La formazione allenata da coach Marzola che deve recuperare 5 lunghezze, ci prova adesso con l'attacco di Mazzotti in parallela, bravo il neo entrato Matteo Mazzotti che mette a terra il punto numero 18 e prova a suonare la carica e a ridare fiato per il recupero in questo secondo set che vede i bianco-verdi sotto per 22-18. In battuta c'è Riccardo Mian, forza eccezione di Gallo e poi in 4 l'attacco di Galaverna difeso da Pirazzoli e poi si va con Rossato Murato avanti, Pistolesi gioca di prima intenzione sul muro di Arienti, pallone che poi finisce fuori, 23° punto. Per Savigliano entra per il servizio Damiano Calcagno, per il servizio sul 23-18 da parte degli ospiti in questo secondo set. Calcagno manda direttamente a rete la battuta e chiude quindi il cambio. Coach Simeon rientra Lorenzo Rainero e poi lascia spazio a Daniele Gallo il libero. 19° punto sull'errore al servizio per la serie di moto di Livenza, ma sono 23 quelli della Monza Gerbaudo Savigliano che ora si schiera ricezione sulla battuta di Alessandro Arienti. In difficoltà, prova a mettere di là tutto una friballa che Cartone gioca con Luisetto, primo tempo vincente, a corsa e recuperando un altro punto da Senni di Motta di Livenza, 20 23 sono i punti invece della Monza Gerbaudo Savigliano. Si riparte nuovamente con la battuta di Alessandro Arienti, ora c'è la gestione di Galaverna e poi lo stesso Galaverna che va ad attaccare, palleggio spinto sulla tesa in zona 4 servita da Matteo Pistolesi, arriva così il primo di 4 set point in favore della formazione ospite, 24-20, proverà a trasformare il primo direttamente al servizio il palleggiatore, la recezione di Mian, poi si va con il primo tempo di Michele Luisetto vincente sulla linea, annulla così il primo set point, la serie di moto di Livenza, ne restano 3 alla Monza Gerbaudo che ora proverà a chiudere il parziale sfruttando la fase di ricezione sulla battuta
davanti a Catone. Ferma tutto però coach Simeon che chiama il time out 24-21. Campo, si riparte con la battuta di Mattia Catone senza forzare, c'è la riflessione di tutto e poi Pistolesi apre in posto 1 dove l'attacco di Galaverna viene chiamato out, richiesta però di video check sulla palla toccata, anzi no, si corregge il coach di Savigliano, la richiesta è sulla palla in e out sull'attacco di Galaverna e il pallone si stampa sulla linea e arriva così il 25esimo punto per la Monte Gerbaudo Savigliano che vince il secondo set per 25-21. Si va al cambio di campo sull'1-1. Tutto pronto per il terzo set, vi diamo anche qualche numero del set appena, del parziale appena conclusosi. Senini Motta di Livenza che riceve meglio, il 42% di palle perfette e un 63% di palle positive contro il 55% della Monte Gerbaudo Savigliano che però attacca nettamente meglio, ben 10 gli errori diretti tra murate e palle sbagliate per quanto riguarda la formazione allenata da coach Marzola, invece ottima la prestazione di Andrea Galaverna con 5 punti su 9 attacchi, ci sono poi i 3 punti di Luca Rossato che ancora fatica nel fondamentale principale per un opposto, ma mette anche a terra 2 ace che sono poi quelli che hanno spaccato il parziale aprendo il break che ha permesso poi di portarsi avanti
alla, verrà la formazione della Monza Gerbaudo con il più 4 che poi ha mantenuto fino alla fine per chiudere poi con il 25-21, e quindi tutto da rifare 1-1, e si riparte con la battuta tra le mani della Monza Gerbaudo Savigliano e del suo centrale Francesco Dutto. Dopo aver controllato i sestetti e le rotazioni in campo da parte del secondo arbitro, tutto confermato, si può ripartire per il terzo set. Pallone tra le mani di Francesco Dutto, il centrale capitano della Monza Gerbaudo Savigliano. Suo servizio, la ricezione di Masson, cartone che va da Saibene, curato però Alberto Saibene. In difficoltà l'opposto capitano dei biancoverdi, con nel set precedente sostituito da Matteo Mazzotti. Due soli punti in attacco e ben tre errori, una murata e due palle mandate direttamente fuori, per un'efficienza in attacco negativa che ha costretto al cambio coach Marzola. E parte anche in questo terzo set con un errore Alberto Saibene. Francesco Dutto, il suo servizio termina direttamente fuori. La battuta di Francesco Dutto, due pari terzo per set. Il Alberto Saibene al servizio. Due pari. Va Alberto Saibene a servire, palla allattata dal nastro, la recensione di Gallo. Pistolesi va in posto 4, dove bravo Giaffredo a trovare lo spazio in parallela per mettere a terra il terzo punto. 3-2 Savigliano. Rossato spara direttamente a rete il servizio, regalando così il terzo punto alla Senini Motta di Livenza. Riccardo Mianna in battuta. Errore anche per lui dai 9 metri. E quindi quarto punto per la Monza Gerbaudo Savigliano. Servizio con Simone Brugiafreddo. Ricezione di Saibene. Catone apre in posto 4, tenuto a muro Mazzonna. Pistolesi gioca con Galaverna, che si rifugia in un pallonetto, c'è la copertura e poi Mian può solo metterla di là, con Brugiafreddo che appoggia Pistolesi. Si va con il primo tempo di Rainero, un pochino
prevedibile, perché ci arriva a chiudere in aiuto Riccardo Mazzon per il 4 pari. Alessandro Arienti, la recezione di Galaverna, in prima intenzione Pistolesi a filare il pallone su Riccardo Mazzon. Quinto punto. Monge Gerbaudo più uno. Lorenzo Rainero che va a servire la flottante ricevuta in palleggio da Mazzon. Cartone spara. Una veloce attesa al centro con Michele Luisetto. Arriva il punto per il centrale biancoverde, 5 pari. Equilibrio in questo terzo set, 1-1 nel conto dei parziali dopo il primo. Ad appannaggio dei padroni di casa è arrivato la parità con il 25-21 della Monte Gerbaudo Savigliano, che ora mette a segno il sesto punto con l'attacco dal posto 4 di Andrea Galaverna, 6-5. Si pulisce il Taraflex del palagrassato, pronto al servizio. C'è Matteo Pistolesi. Flottante in direzione di Mian. Catone va ancora con il primo tempo di Luisetto. Il pallonetto e la difesa di Savigliano, che poi riesce anche con il, dopo aver recuperato il pallonetto in tuffo, Bagger che arriva alto nella zona 4 dove Galaverna si chiude il più 2. Ancora Matteo Pistolesi con la flottante, la recezione di Mazzon, si va in posto 2. Cartone va a servire Alberto Sebene, arriva l'attacco del capitano sulla mano esterna di Andrea Galaverna, si mette a terra il sesto punto. Per la Senini Monta di Livenza, che ora va a servire con Riccardo Mazzon, palla che però si ferma direttamente a rete, rincorre in questo parziale la formazione padrone di casa. Savigliano avanti per 8-6 e c'è Andrea Galaverna a servire senza forzare, battuta a rotata corta che costringe a spostarsi a Riccardo Mian. E poi il primo tempo di Michele Luisetto. Chiamato in, il pallone viene però viene richiesto il video check sul pallone in e out da coach Simeone, viene confermato dalle immagini che la palla è terminata di pochi centimetri fuori dal campo. Arriva così il più 3 per la Monge Gerbaudo Savigliano, che conduce 9-6. Ancora con Galaverna, che questa volta forza in direzione di Pirazzoli. Il pallone va nuovamente da Alberto Seibene, vincente il diagonale del capitano. Recupera un punto la Senini Motta di Livenza. 7-9 sono quelli di Savigliano. Si va in 4 con l'attacco di Brusafreddo Murato, e poi apre invece, cambiando zona, Pistolesi su Rossato difeso, poi ancora con l'attacco di Brusafreddo difeso a sua volta. Mianna può solo metterla di là, l'appoggio di Dutto, e Pistolesi apre in 4 su Brusafreddo, che trova ancora una finestra sul muro di Alberto Seibene e di Alessandro Arienti, che non riesce a chiudere lo spazio permettendo così
con diagonale al numero 14 che finisce direttamente in zona 6 sul più 3, 10-7 in favore della formazione di Savigliano. Arriva nuovamente il cambio già visto nel set precedente con l'ingresso di Matteo Mazzotti a sostituire Alberto Seibene nel ruolo di opposto. Pirazzoli, cartone va direttamente da Mazzotti, Vincente, l'attacco di Matteo Mazzotti, ottavo punto per la Serie di Nuoto di Livenza. Mazzotti che va a servire in direzione di Gallo e poi in 4 alzata di Pistolesi per Brugiafredo Murato, può ricostruire ancora con Gallo verso Brugiafredo che questa volta viene murato per la seconda volta da Alessandro Arienti. Non c'è la copertura della difesa di Savigliano, accorta le distanze la formazione biancoverde, si riporta almeno 1, 9-10 ancora con Alessandro Arienti al servizio di Gallo e Pistolesi che va in posto 4 con una palla velocissima per Brugiafredo che colpisce male l'interrotazione che si spegne lateralmente sul campo. 7 in parità, 10 pari. Corteste sotto rete con il primo arbitro costretto a estrarre il cartellino giallo in direzione di proprio Brugiafredo che aveva appena mandato fuori l'attacco dalla parallela. Errore di Mazzotti al servizio, undicesimo punto Savigliano. Luca Rossato al servizio per gli ospiti al più 1. Luca Rossato al servizio. Forza all'opposto numero 11, la recensione di Mazzon con Catone che va ad aprire su Mazzotti murato proprio da Simone Brugiafredo. ...12-10... Mani. Alziamo le mani, battiamo le tempo. Si lavora sull'impianto e sulla rete del Palagrassato, punteggio sul tabellone che dice 12 in favore della Monge Gerbaudo Savigliano, 10 quelli della Senini Motta di Livenza al servizio per la formazione ospite. C'è Luca Rossato. Va a forzare Rossato, buona recensione di Pirazzoli, si sposta a Catone e poi l'attacco di Mian è fuori. C'è la richiesta di video check sul tocco a muro di Lorenzo Rainero che senza neanche l'ausilio delle immagini ammette immediatamente il tocco. Arriva così l'undicesimo punto per la Senini Motta di Livenza. Lo stesso Ricky Mian al servizio, che fino ad ora ha sempre rincorso in questo terzo set, si è sempre trovata sotto. Ora con Mian a forzare, c'è l'ace di Riccardo Mian, Galaverna, buona recensione di Galaverna, purtroppo poi il pallone finisce sul soffitto del Palagrassato. Simeon chiede
anche un video check su un ipotetico fallo al servizio commesso da Riccardo Mian, che però non c'è perché lo stacco dello schiacciatore è qualche centimetro dietro la linea del campo, e quindi confermato l'ace della parità, 12 pari. Tutto pronto, si può ripartire sulla parità ancora con Riccardo Mian, che va ancora a forzare, palla rallentata dal nastro, si tuffa Gallo e poi Pistolesi si sposta e Rossato attacca direttamente sulle braccia di Mazzotti, che il bagger ad uscire manda il pallone direttamente in tribuna. 13-12 al servizio c'è Simone Brugiafreddo. Va con la flottante a cercare Pirazzoli, cannone in primo tempo su Arienti, tenuto a muro, Pistolesi apre in 4 per Galaverna, che a sua volta trova il muro a rallentare il pallone, poi senza muro Mazzotti attacca un pallone perfettamente servito da Mattia Cattone. Tredicesimo punto anche per i padroni di casa, parità. Fase di equilibrio questa centrale del terzo set, parità anche nel conto dei parziali in questa gara 1 degli ottavi di finale playoff serie A3. Si cerca la rincorsa verso la serie A2, l'attacco di Galaverna, Murato, poi la difesa che torna nella metà campo di Savigliano e arriva l'ennesimo muro di Michele Liseto sulla diagonale attaccata da Rossato, e dopo aver rincorso per tutto il terzo set rimette la testa avanti la serie di moto di Venezia per 14-13. Ancora il servizio di Arienti, si sposta Galaverna e Pistolesi che apre nuovamente per Rossato, ma arriva il bis perché c'è il secondo muro consecutivo di Michele Visetto, sempre su Luca Rossato, sempre sulla diagonale da seconda linea, colpo con cui ha bisticciato per gran parte del match l'opposto della formazione ospite, che sul 15-13 viene chiamata a time out dal suo coach Lorenzo Simeone. Formazioni che rientrano in campo sul 15-13, ancora con Alessandro Arienti sulla linea di servizio a cercare questa volta Gallo, recessione in palleggio del libero e poi Pistolesi che va con la pipe, ma c'è il fallo di piede di Simone Brugiafreddo che va a pestare la linea dei 3 metri sul meno 3. Savigliano con 3 punti da recuperare, il coach Simeon costretto al cambio. E la scelta è di sostituire completamente la diagonale principale, palleggiatore opposto, entra Andrea Carlevaris e Cristian Turcai. Carlevaris nel ruolo di palleggiatore e Turcai come opposto. Escono Matteo Pistolesi e Luca Rossato sul 16-13, si riparte dopo i
2 cambia ancora con Alessandro Arienti che va al servizio. Buona recensione di Gallo, Carlevalli si apre in zona 4 dove alla diagonale di Galaverna è vincente per il 14esimo punto Savigliano. 16-14, terzo set. Lorenzo Ragnero al servizio. Lorenzo Rainero con la flottante della recensione di Mazzon, poi va ad attaccare la palla alta col muro a 3, arrotta dietro al muro il colpo difeso da Carlevaris e poi va Turcai che però scossa direttamente con il terzo muro consecutivo di Michele Luisetto sulla zona 2. Cristian Turcai al servizio per Savigliano. Forza, c'è la recensione in tuffo di Pirazzoli e poi Catone che va in 4 su Mazzon murato da Carlevaris col pallone che va lungo verso zona 1 dove non arriva in tuffo Pirazzoli a recuperare il pallone, si rifà sotto Savigliano, 16esimo punto per la formazione di della Monge Gerbaudo, 17 sono quelli della Seni di Mota di Livenza dopo il tuffo di Matteo Pirazzoli. Si pulisce il Taraflex nella metà campo bianco-verde, tutto pronto per ripartire con il servizio sempre di Cristian Turcai. Pallone chiamato out, il servizio di Turcai. Plebili proteste da parte dei giocatori di Savigliano, ma ha confermato che il pallone era fuori. Rimette 2 punti di distanza la Seni di Mota di Livenza tra sé e l'avversario con il servizio di Mazzon, la recensione di Galvarna che poi va ad attaccare il pallone servito da Carlevaris. Pallone toccato, rallentato dal muro che cade davanti allo stesso Riccardo Mazzon che però non riesce a recuperarlo. Rimane in scia Savigliano, 17 sono i punti, 18 quelli della pallavolo Motta. Solito cambio tra i due liberi e per la difesa entra Paolo Rabbia al posto di Daniele Gallo. C'è Galaverna che va a forzare la palla rotata al nastro, la recupera in tuffo Catone, poi Pirazzoli palleggia per Mian, appoggiato al muro il pallone da Mian e poi si va con il primo tempo di Luisetto, tesa al centro e Luisetto che incrocia in parallela mettendo a terra il 19esimo punto, riportando a 2 quelli di distanza tra la formazione presente di casa e la Monge Gerbaudo Savigliano che ora si prepara a ricevere la battuta dello stesso Michele Luisetto. Sezione di Galaverna e poi si va col primo tempo toccato da Arienti, tutto e poi l'attacco di Mian che passa sopra il muro di Carlevaris. 20 Seni di Mota di Livenza, 17 Monge Gerbaudo Savigliano. Ora con Luisetto a cercare Galaverna, Carlevaris gioca con Dutto, difeso il primo tempo di Dutto, Catone va nuovamente da Mian, murato, può ricostruire con il Rienti che però mette di là il pallone permettendo il contrattacco a Savigliano che non chiude. Si va avanti la piazzata di Mazzotti e poi Carlevaris che va da Brugiafreddo, pallonetto difeso e poi Mazzotti, murato l'attacco di Mazzotti, a Rienti verso Mian, murato a sua volta, palla che impennatasi dopo il tocco muro finisce sul nastro della rete dove a gioco facile l'appoggio di Alessandro Arienti per chiudere un'azione lunga e ben combattuta a segnare il più 4 per la formazione della Seni di Mota di Livenza e coach Simeon chiude il cambio rimettendo sulla Taraflex la diagonale titolare. Rientrano quindi Pistolesi e Rossato a sostituire Carlevaris e Turcai.
21-17, ancora Michele Luisetto al servizio. Ancora a cercare Galaverna in difficoltà, si sposta a Pistolesi che poi gioca in direzione opposta sul rossato difeso. Va Damian che forza un attacco che trova le mani di Francesco Dutto e poi il pallone finisce fuori, bloccata su questa rotazione Savigliano che si trova ora a meno 5 e ferma tutto nuovamente coach Simeone. Dopo il secondo timeout chiamato dalla panchina di Savigliano, tabellone che dice 22 Senini Motta di Livenza, 17 Monge Gerbaudo Savigliano, che ora schierata in ricezione ancora sulla battuta del centrale Michele Luisetto che va a cercare nuovamente Galaverna. Pistolesi va in 4, Giaffredo deve appoggiare un pallonetto col Zatà, un pochino corta però il pallonetto è vincente perché cade dietro il muro di Matteo Mazzotti dove non arriva la difesa di Mattia Catone. 22-18, recupera un punto Savigliano e manda al servizio il suo capitano Francesco Dutto. Palla che si ferma sul nastro della rete, l'errore che regala il 23° punto alla Senini Motta di Livenza. In battuta va Matteo Mazzotti, subentrato in corso del parziale al capitano, sai bene. Recezione di Gallo e poi si va con il primo tempo perfettamente servito da Pistolesi a Lorenzo Rainero, vincente l'attacco del numero 8 di Savigliano. 23-19. C'è Luca Rossato che va senza forzare in direzione di Mazzone. Catone apre in 4 dove il pallonetto di Mian è vincente. C'è un po' di confusione sulla difesa di Savigliano. Pallonetto che regala il primo di 5 set point alla formazione allenata da coach Marco Marzola. 24-19, proverà a chiuderla già in battuta Riccardo Mian. Mianna che però non forza, ricezione di Gallo e poi il primo tempo di Lorenzo Rainero murato da Alessandro Arienti, scrive 25 sul tabellone del Palagrassato, 25-19, si va al cambio di campo sul 2-1 nel conto dei parziali in favore della Senini Motta di Livenza.
interessanti anche i numeri del terzo set, perché si inverte quanto visto nella parziale precedente. Riceve meglio Savigliano, con un 40% di palle perfette e un 75% di palle positive, dove spicca l'89% del libero Daniele Gallo, ma crolla la percentuale in attacco dei giocatori nati da Simeon, con soli 11 punti su 31 attacchi complessivi. Sono ben 6 le palle murate e 2 gli errori diretti, un 35% che segna quanto visto poi sul punteggio finale. Tra i muri personali di Michele Luisetto, con 2 punti in attacco, Mian si riprende dopo la difficoltà in attacco del secondo set, mette a terra 4 palloni su 6 complessivi serviti, un 50% di squadra che, confrontato con il 35% di Savigliano, decreta quel 25-19 che manda a 2-1 nel conto dei parziali il match e regala la possibilità di chiudere già in questa frazione ai giocatori di coach Marzola, partendo dalla battuta di Riccardo Mazzon. Proprio lo stesso Mazzon a difendere l'attacco di Dutto, e poi Mianna con il palleggio ricostruisce Savigliano, cioè Brugiafreddo con il pallonetto. Luisetto va a servire Mianna, che forza in una zona non sua, c'è il muro di Dutto, è il pallone che arriva lungo verso zona 1, ci prova Matteo Pirazzoni in tuffo ma non riesce il recupero. Savigliano parte nel quarto set per 1-0. Servizio di Dutto, la recensione di Pirazzoli, primo tempo vincente di Michele Luisetto, 1-1. Uno pari, 4-7, lo stesso Luis Luisetto al servizio. Si va col servizio di Luisetto in direzione di Brugiafreddo, Pistolesi apre, tiene l'alzata su Luca Rossato in posto 2, vincente la diagonale di Luca Rossato, 2-1. Luca Rossato al servizio. Arriva anche il 2 pari, perché arriva l'ace di Luca Rossato nella zona di conflitto tra Mazzon e Pirazzoli. A 1, ancora Luca Rossato, questa volta però sparacchia fuori la battuta, regalando il secondo punto alla Senini Motta di Livenza, confermato in il sestetto partente di questo quarto set. Matteo Mazzotti al posto di Roberto Seibene, proprio lo stesso Mazzotti che va a servire in direzione di Brugiafreddo, e Pistolesi va con la, ancora con Rossato murato, si va nuovamente dall'opposto, che però sull'alzata di Andrea Galaverna, che andava verso la rete, non riesce a mettere il pallone oltre la rete, arriva un errore a regalare la parità a 3 pari in questo quarto set. Ricordiamo 2-1 nel conto dei parziali in favore dei padroni di casa. Ancora Mazzotti, la recensione di Brugiafreddo, Pistolesi va con la pipe di Galaverna, si sposta Arienti, pallone che carambola tra Arienti e Mian e termina poi a terra. Savigliano 4, Sinini Motta di Livenza 3. C'è Brugiafreddo al servizio, recensione di Mazzon, cartone apre in posto 1. Attacco di Mazzotti e difeso, Pistolesi va dall'omologo, sempre in posto 1 Luca Rossato, però in extra rotazione cercava la parallela, pallone che finisce direttamente fuori. Secondo errore personale in questo quarto set per Luca Rossato. Dopo la battuta arriva anche l'errore in attacco, 4 pari.
Mian, la recensione di Burgiafredo, pallone che finisce direttamente sulla nastro della rete, dove Pistolesi è più veloce a infilare il pallone tra le mani di Alessandro Arietti. 5-4 in favore della formazione di Savigliano. Lorenzo Rainero al servizio, flottante in direzione di Pirazzoli, ricezione in palleggio buona con Catone che va con il primo tempo murato a Rienti, può ricostruire dopo la copertura Mazzon che la piazza di là, c'è in tuffo la difesa di Brugiafreddo e poi Galaverna che va e trova la diagonale in zona 5 sfruttando lo spostamento in ritardo di Alessandro Arietti, mette così due punti di vantaggio Savigliano, 6 se ne limita di diventa 4. Pronto sul 6-4, si riparte con la battuta di Lorenzo Rainero, questa volta va a cercare Mianna, Catone si sposta e va a servire Mazzotti, libera la parallela lasciata da Andrea Galaverna ed è lì che mette il suo colpo mancino Matteo Mazzotti, Sinini Motto di Livenza 5, Monte Gerbaudo Savigliano 6. Alessandro Arienti che va a servire con la flottante in direzione di Brugiafreddo, Pistolesi va veloce con il primo tempo del capitano Francesco Dutto, pallone che si infila tra le mani del muro della Sinini Motta di Livenza, ci aveva provato Mazzon a stringere verso il centro per aiutare il centrale a muro, nello spazio infila il pallone e tutto 7-5, eccezione di Mian, Catone va nuovamente da Mazzotti, murato, può ricostruire la Sinini Motta di Livenza con Catone che salta tentando l'attacco di prima intenzione e poi va a servire Luigetto che senza muro mette a terra il sesto punto 7-6. In battuta Mattia Catone che va a forzare il pallone che finisce di poco fuori verso zona 1. Errore che regala così l'ottavo punto a Savigliano che riparte con la battuta di Galaverna, battuta in salto tattica perché aveva cercato la zona corta del campo, pallone si spegne direttamente a rete e quindi restituisce l'errore a Catone e il settimo punto alla Sinini Motta di Livenza. C'è Mazzon, palla rallentata dal nastro, la sua battuta, poi la reazione di Gallo, il muro di Luigetto sul primo tempo di Dutto, ancora una scelta in opzione quella di Michele Luigetto che sulla ricezione doppio più di Gallo sceglie di andare sul primo tempo servito da Pistolesi, parità 8 pari, ancora Riccardo Mazzon, azione di Gallo, Pistolesi ripete come spesso fanno i palleggiatori, restituisce, serve nuovamente l'attaccante che ha appena commesso l'errore, questa volta tutto arriva con perfetta scelta di tempo e attacca verso zona 5, pallone a terra e nono punto per Savigliano 9-8. Stesso Dutto in direzione, con la battuta in direzione di Mazzone, poi si va in posto 2 dove Mazzotti ha tutta la parallela libera, ottimo l'apporto e l'ingresso di Matteo Mazzotti già nel corso del parziale precedente e anche in questo
già partito con ottime percentuali in attacco. 9 pari Luisetto che va a servire in direzione di Brugiafreddo e poi Pistolesi che va da Rossato difeso, la recupera Mian, la mette di là Mazzotti e poi Galaverna per Pistolesi ed è bravo Brugiafreddo a trovare lo spazio sulle mani di Alessandro Arienti in diagonale a mettere a terra l'decimo punto. Sabiano più 1, 19. Rossato al servizio, palla che sfiora il soffitto e poi apre in posto 4 Mattia Catone, arriva il colpo mancino di Riccardo Mian, 10 pari. Mazzotti con la flottante, la recensione di Brugiafreddo, pallone che termina direttamente nella metà campo bianco-verde, Mian che attacca e chiude il sorpasso dell'11-10, stavolta attacca forte sulle mani del muro, il pallone che schizza poi e va fuori, irrecuperabile, 11-10. Ancora Mazzotti dai 9 metri e ancora a cercare questa volta la ricezione del centro. C'è la difesa di Pirazzoli sull'attacco di Rossato e poi la mette di là Mian con una free ball che Gallo serve per Pistolesi che gioca di prima intenzione, ci mette le mani a Rienti per allentarlo e va l'attacco di Mian e poi la piazzata di Rainero è fuori. Azione concitata, nessuna delle due formazioni è riuscita a chiudere il pallone che viaggiava sul nastro della rete. Nota di merito per la difesa di Pirazzoli sull'attacco in parallela di Luca Rossato e sul 12-10 si riparte con la battuta di Matteo Mazzotti. Eccezione di Rainero perché la battuta è corta e poi si va in 4 con la piazzata di Brugiafreddo, apre nuovamente da un 4 all'altro Catone e c'è il terzo punto consecutivo di Riccardo Mian che con la rincorsa a tagliare va poi sullo spazio lasciato in parallela correttamente dal muro avversario perché la palla era corta, trova lo spazio Riccardo Mian e mette a terra il 13-10. Ancora Matteo Mazzotti che questa volta cerca la battuta in salto per forzare, mette in difficoltà la gestione di Galaverna, Pirazzoli ad alzare per Mian che attacca sulle mani di Pistolesi e poi c'è l'appoggio di Brugiafreddo e Rainero che sul pallone che va verso il nastro chiude l'attacco. Arriva così l'11° punto per Savigliano, 13-11. A servizio va Simone Brugiafreddo. La flottante in direzione di Mian. Catone che va a servire lo stesso Mian, spinge sul muro per poi ricostruire, attacca lo stesso Mian con una palla arrotata verso zona 4. Non ci arriva, rabbia. Gioca questa volta di tattica e non di potenza Riccardo Mian, sovraccaricato in questa fase del match che vedeva Savigliano avanti per 10-9, ma i punti in zona 4 proprio
di Riccardo Mianna. Hanno provato il punteggio su 14, sul 14 a 11. E ora è lo stesso schiacciatore Mancino che va al servizio. Colpisce basso. Ovviamente e manda a rete la battuta, 14 a 12. Lorenzo Rainero, il centrale di Savigliano, che va a servire Mian, distanza in palleggio e poi si apre in 4. Catone, arriva la diagonale di Riccardo Mazzon. 15 a 12, fluida la fase break point, la fase cambio palla, scusate, della formazione dei padroni di casa, che sul 15 a 12 mandano a servire Alessandro Arienti con la flottante a cercare Gallo, pallone a filo, non riesce Pistolesi a servire tutto e poi c'è Mazzon a spingere per poi sul muro ricostruire, ancora Mazzon difeso, prova a recuperarla Giaffreddo, Gallo mette una free ball di là appoggiata da Mian e Cattone va a servire Riccardo Mazzon che in diagonale sul muro 1 mette il pallone a terra e scrive 16 sul tabellone del Palagrassato, più 4 per i ragazzi allenati da coach Marco Marzola. Ancora Alessandro Arienti al servizio. Difficoltà alle gestioni di Galaverna e poi Pistolesi che deve spostarsi con un bagger. Non passa l'attacco di Galaverna che attacca direttamente sul nastro. Pallone che corre lungo la rete e si ferma nella metà campo di Savigliano e sul più 5 in favore della serie di moto di Venta. Arriva il time out chiamato da coach Simeone. Rientra in campo dopo il secondo time out chiamato dalla panchina di Savigliano. Punteggio recita 17, Serini Motta di Livenza 12, Monge Zerbaudo Savigliano e il battuta c'è Alessandro Arienti che va con la flottante a cercare la ricezione di Brugiafreddo, poi Pistolesi che apre per Luca Rossato che arriva e trova spazio in parallela dalla seconda linea, mette a terra il tredicesimo punto. C'è anche il cambio per coach Simeone, entra Carlevaris, il secondo palleggiatore per la battuta, proprio lui che va a battere in direzione di Mazzon. Cattone va in posto 1, la piazzata di difesa di Mazzotti, poi Carlevaris ancora da Rossato, murato da Luisetto, pallone che rimane nella metà campo di Savigliano. Carlevaris a servire, ancora Rossato, stringe troppo la diagonale, l'opposto numero 11, pallone che termina out, c'è la richiesta di video check sul tocco a muro, richiesta della panchina di Savigliano. Confermato quanto visto dal primo arbitro Marco Pernaprumer, non c'è stato il tocco del muro di Riccardo Mazzon sull'attacco di Luca Rossato, confermato quindi il punteggio 18, Senini Monte di Livenza 13, Monge Zerbaudo Savigliano. Cattone che va a forzare,
zona di conflitto tra Gallo e Bruciafreddo, ma spara fuori la battuta il palleggiatore dei padroni di casa. È così sul 14-18, c'è la battuta di Andrea Galaverna, che però restituisce il favore agli avversari mandando a rete il servizio, regalando così il 19° punto alla Sinistra di Moto di Livenza, 19-14. In battuta c'è Riccardo Mazzone. Recezione di Bruciafreddo arriva direttamente sulle mani di Mian, che va a contrattaccare. Il pallone è toccato da Carlevaris, che in seconda linea commette fallo. 20° punto per i padroni di casa. 14 sono quelli della Monza Gerbaudo Savigliano. Schierata una ricezione sulla battuta di Riccardo Mazzonna. Arriva l'Ace, perché il pallone toccato da Bruciafreddo in zona di conflitto tra lui e Daniele Gallo, scappa e verso la conquista del quarto parziale la formazione nata da Coach Marzola. Sul 21-14 ancora Mazzona, segnale di buona questa volta di Gallo. Carlevaris va da Rossato, toccato a muro da Luisetto, e poi il pallone che sull'appoggio va direttamente nella metà campo avversaria, chiude di prima intenzione Savigliano. La corsa così a 15, 21-15. Servizio di Dutto e poi il primo tempo di Luisetto, difeso dallo stesso Dutto. Carlevaris la mette direttamente di là, recupero di Mazzone, poi l'attacco di Mazzotti, trova le mani del muro di Simone Bruciafreddo. Bravo Simone Bruciafreddo a saltare in zona 2 da solo e a chiudere a muro. 16° punto per Savigliano, che prova a rimanere in scia in questo quarto set, 21-16 in favore della Sinistra di Monte di Livenza. Schierata in ricezione sulla battuta di Dutto, la ricezione di Pirazzoli, poi cattone che va in 4 da Mianna, palla toccata a muro e anche in difesa da Galaverna, ma è vincente l'attacco del mancino numero 11, 22-16. Servizio di Luisetto, la ricezione di Bruciafreddo. Carlevaris per lo stesso Bruciafreddo, toccato a muro e può ricostruire. Cattone che va nuovamente da Mianna, attacca forte sulle mani del muro, ma può ricostruire. Motta di Livenza con Luisetto a servire Mazzotti, che mette un pallonetto sul muro avversario, poi prova a recuperarlo in prima linea Savigliano, ma il pallone finisce direttamente fuori. 23-16. Sette punti da recuperare per Savigliano, che vede sempre più difficoltosa la rimonta in questo quarto set. Sette punti di distanza e Luisetto che va a servire, c'è la recezione di Bruciafreddo. Carlevaris che va in primo tempo con Rainero, palla toccata e poi finisce fuori. 17° punto per Savigliano. 23 sono quelli della Sinistra di Monte di Livenza. Al servizio c'è Luca Rossato. Forza, buona ricezione di Mazzone, si sposta Catone che va a servire in zona 2. Mazzotti, arriva il muro però di Simone Bruciafreddo, pallone che va verso zona 5 dove non c'è la copertura dei padroni di casa. 23-18.
ancora Rossato che ancora va a forzare, c'è la gestione di Pirazzoli, difficoltà Cattona e può spingere solo un pallonetto Mazzotti e poi Rossato che va ad attaccare, difende Cattone e Mazzotti va a spingere un pallonetto sulle mani di Simone Brugiofredo che arriva in movimento, il pallone va fuori e decreta così il primo di 6 match point a favore della Serie di Moto di Livenza, 24-18, proprio lo stesso Mazzotti che va a servire con la flottante senza forzare, c'è la recensione di Brugiofredo e poi Carlevari va da Rossato, parallela toccata da Riccardo Mian, vincente, annulla così il primo match point Luca Rossato, ne restano 5 a favore dei biancoverdi che proveranno a chiudere il primo sulla ricezione. Con la recensione a favore c'è la battuta di Brugiofredo che però manda direttamente a rete e decreta così il 25-19 finale. La Senini Monte di Livenza regola per 3-1 la Monte Terbaudo Savigliano con il punteggio di 25-19, 21-25, 25-19, 25-19, gara 1 e dei playoff, ottavi di playoff ad appannaggio della Senini Monte di Livenza che così fra 5 giorni il 6 di aprile alle ore 18 al Palazzo dello Sport di Cavaller Maggiore si giocherà il passaggio del turno ai quarti. Ricordiamo che la formula prevede gara di andata e ritorno e quindi basterà dopo questo 3-1 vincere 2-7, quindi conquistare un punto quelli che sono i punteggi della regular season alla formazione dei padroni di casa per passare il turno, turno che poi nell'eventualità è già abbinato con la vincente dello scontro tra Avimec Modica e Smart System di Fano per quanto riguarda il girone blu. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento eventualmente a quella che sarà la gara dei quarti, augurandoti ancora una buona Pasquetta, grazie e arrivederci.
Grazie a Enrico Cimino, grazie all'Associazione Culturale Promotta. Sostenete il progetto Fianco a Fianco per donne libere dalla donna.